Il Paradiso, puntata 704, Maria Puglisi, una lettera da Francesco. L'amata soap opera italiana è il paradiso delle signore che racconta la vita dei personaggi che ruotano intorno a una boutique. Prosegue la sua consueta messa in onda tutti i giorni tranne il sabato e la domenica. Nell'episodio del 7 aprile 2023, al centro della scena ci sarà soprattutto il triangolo amoroso formato da Vitola Mantia, Elia Tedesco, Maria Puglisi, Chiara Russo, e Francesco Rizzo, Cristian Roberto. Quest'ultimo attraverso una lettera dichiarerà il suo amore alla giovane ricamatrice del lussuoso negozio di Milano. Nella 140esima puntata che verrà trasmessa venerdì 7 aprile come sempre a partire dalle ore 16:05. Marco, Moisè Curia, proporrà al fratello Tancredi, Flavio Parenti, di diventare il proprietario della rivista del grande magazzino milanese. Intanto Marcello Barbieri, farà i conti con una sorpresa spiacevole, proprio quando sarà in procinto di lasciare il capoluogo lombardo con Adelaide, Vanessa Gravina. Nel frattempo Clara, Elvira Camarrone, spronerà Francesco a dichiarare i suoi sentimenti a Maria, Chiara Russo, Salvatore, Emanuele Caserio, invece avrà un parere diverso da quello della nipote di Don Saverio, Andrea Lolli. In seguito Vito, Elia Tedesco, si ingelosirà parecchio nell'istante in cui leggerà la missiva che Francesco ha scritto a Maria, in preda alla furia la Mantia aggredirà il giovane Rizzo. E per fortuna a evitare il peggio ci penserà Clara con il suo provvidenziale intervento. Per terminare Gemma, Gaia Bavaro, e Marco faranno capire di essersi lasciati alle spalle la loro storia d'amore in maniera definitiva. Nell'episodio precedente del 6 aprile, la contessa Adelaide apprenderà una brutta notizia. Intanto Maria non avrà ancora alcuna intenzione di perdonare Vito. Francesco invece sarà deciso a far sapere alla giovane Puglisi di provare dei sentimenti nei suoi confronti. A sorpresa Umberto, Roberto Farnesi, vorrà affidare la direzione del Paradiso Market a Vittorio. Dandogli però poco tempo a disposizione per rispondere. Successivamente Ezio apprenderà perché è finita la storia d'amore tra sua figlia Stefania e Marco. Infine Adelaide sarà pronta a mettersi in viaggio con Marcello, Pietro Masotti, il maggiordomo Italo suggerirà alla contessa di non portare con sé il giovane Barbieri.